Non crederete mai a ciò che sto per raccontarvi. Era il 16 maggio 2015 ed era la mattina del mio compleanno e non sapevo ancora che quel giorno mi avrebbe completamente cambiato la vita. Spaventato? Un pochino, ho fatto un brutto sogno, ma ora è tutto finito. Ehi, guarda. No. Te lo ricordi? Bellissima, mi ero quasi dimenticato che oggi era il mio compleanno. E questa è quella che hai visto nel mercatino? Quella di quel vecchietto che aveva quella bancarella? Sì, sì, me la ricordo. Sì, bellissima, ma... Poi dopo dicevano che c'erano delle storie dietro questa scatola. Sì, me le hanno raccontate. È la storia dei cinque demoni rappresentati sulla scatola, che sono i cinque demoni più potenti mai esistiti sulla Terra. E questa scatola ha più di 300 anni. E dentro c'è qualcosa. Cos'è questa? Questa è la chicca. La chicca. Cenere, dicono che sia la cenere di uno di questi cinque demoni, anzi del più potente, il demone rappresentato qua sopra, che però non sono riusciti a dirmi come si chiama. Dovrai fare tu delle ricerche con i tuoi amici, vedrete voi dopo. Ma rimettila pure dentro. Ma sarà vera questa? Secondo me, se è vera, c'è da aver paura, ma penso proprio di no. Comunque mettila dentro. Ta, facciamo una cosa. Andiamo a fare colazione? Andiamo a fare colazione. Dai, su. Che dopo gli incubi è meglio mangiare qualcosa. Grazie ancora per questa scatola, perché è stato proprio il regalo più azzeccato di tutti. Ma lo sai che il vecchietto che me l'ha data mi ha detto che nasconde un sacco di segreti. Potresti chiamare il tuo amico Thomas e insieme
fate una ricerca per capire, non so, i segreti di questa scatola, i segreti dell'ampolla. A patto che sia vera, si potrebbe fare. Cosa è successo? Hai sentito? No, ho appoggiato l'ampolla sullo scrittoio. Vuoi vedere che... No. Oh, provo ad andare a controllare. Papà, vieni un attimo. Guarda che disastro. No. Lo sapevo, l'ho appoggiata male. E adesso? Deve essere entrata una folata di vento, l'ha fatta cadere. Oh, mi dispiace, Jack. Ormai è rotta, non ci possiamo fare niente. Infatti. Fai una cosa. Prendi la scatola, la metti nella tua stanza in un armadio e dopo puliremo. Ci pensiamo, dai. Papà, ti va bene se la porto in camera tua la scatola, che c'è più spazio? Ok. Non ci rendemmo subito conto dell'errore che avevamo fatto nel tenere con noi la scatola. Ma il mattino seguente accadde qualcosa di veramente inspiegabile.
diavolo, rispondi! Rispondi! Rispondi, ti prego! Rispondi! Rispondi! Raccontato l'accaduto, mio padre pensò che fosse tutto un sogno, ma non era così. Io ero sicuro di quello che avevo visto, quindi mi misi a fare delle ricerche su internet. Jack? Sì? Jack, guarda, hai visto? No, chi è che te li ha dati? La nostra vicina di casa ha fatto un trasloco, mi ha detto se li volevamo. Questo è un bersaglio per freccette bellissime. Questi qua sono dei libri che vorrei tanto che tu leggessi, visto che ultimamente ti vedo un po', sì, un po' sì, distratto, almeno con questi. Dai. Sì, sì, li leggerò. Una buona lettura fa sempre bene. Bella, guarda, però questa, è fatta proprio bene, sai quanto l'ho pagata. Oh, possiamo attaccarla via qui, visto sì, che l'altra volta qua avevi una specie di posta. Sì, sì, sì. Lo agganciamo? Sì, sì. Aspetta, dai, che te lo attacco. Vediamo se me la cavo. Così almeno ti distrai dai tuoi brutti incubi. Ok. Dai, 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 aspetta. Uno, due. Dai, non sono male. No, non sono male. Non sono per niente male, però se mi alleno potrei fare anche qualcosa, sì, di più. Allenati dopo, però. Sì, sì, perché adesso stavo facendo la ricerca sulla scatola. Ma non dovevi aspettare il tuo amico? Thomas. Ho un po' fretta, sai, in queste notti mi stanno capitando tantissimi incubi e ma pensavo... Dai, ma sono tutti sogni, ma cosa te... Va bene. Io ti saluto, mi raccomando, in internet non più di un'ora, perché sai come la penso, eh? Sì, e poi leggerò tutti
questi libri. E soprattutto leggi tutti i libri. Il canocchio. Perché la lettura è la miglior cosa per far andare via gli incubi, perché tiene occupata la mente. Il canocchiale d'ambra, comincerò con questo, è bellissimo. Va bene, dai. Sì, li leggerò tutti. Sì, mi raccomando, sì. Certo. Ci penso io adesso a questi libri. Ecco fatto. Così avrò il monitor un po' più in alto e riuscirò a lavorare molto meglio. Ecco qua, così sì, li sto proprio leggendo, papà, stai certo? Quindi... Certo che... Ho proprio voglia di vedere il mio amico Thomas. Allora... Leggenda della scatola maledetta. Ok. Ce ne sono molte. Anche di vario tipo. Però finora non ho ancora trovato la mia. Niente, si vede che è un pezzo unico. Visto che un'oscura presenza voleva tenermi lontano dalla verità, chiamai in aiuto il mio amico Thomas. Grazie al cielo che sei venuto più presto. Perché? Cosa è successo? Ho dei problemi. Mio papà mi ha regalato una scatola per il compleanno. L'apparenza è bella, ma c'è qualcosa che non va. Davvero? Non voglio ricordare. Scusa, perché non usi il tuo computer? Non riesco neanche a fare una semplice ricerca col mio computer. Va tutto storto, ecco. E dov'è invece il bersaglio per freccette di cui mi avevi parlato? Guarda, non parliamo. Sono successe troppe cose. Sono successe un po' di cose strane ultimamente. Molte cose strane. Ora lo accendo. Bene, si è acceso. Ora vado in internet. Allora cerco leggenda dei cinque demoni. Sì. Ecco, vediamo. Oh, guarda, ho trovato un sito interessante. Vieni a vedere. antichimisteri.com. Guarda che cosa dice sulla scatola. Forse dovremmo stampare questa pagina. Sì, meglio. Bene, allora faccio subito. Bene, aspetta. Ecco, io ho dato una graffettata a questo. Perfetto. Ok. Questo ci sarà molto utile. antichimisteri.com. La leggenda della scatola maledetta. La scatola dei cinque demoni. La leggenda racconta che nel lontano 1718 dei monaci tibetani combatterono contro i cinque demoni più potenti della terra. Per sconfiggere i demoni, i monaci utilizzarono le tecniche più antiche e segrete, tra cui quella del fuoco. Questa tecnica prevedeva l'utilizzo di una pergamena contenente un rituale in grado di incenerire le anime dei demoni. Le ceneri vennero rinchiuse in cinque ampolle, a loro volta poste all'interno di una scatola raffigurante i demoni stessi. La scatola, costruita dai monaci, era in grado di bloccare le forze demoniache e fu posta in un sotterraneo del monastero, controllata a vista, giorno e notte. Purtroppo, nel 1818, un improvviso incendio devastò il monastero e uccise tutti i monaci. Per anni
Si pensò che la scatola fosse stata distrutta dalle fiamme e con essa anche le 5 ampolle. Nel 1918 un gruppo di archeologi ritrovò la scatola miracolosamente intatta. Al suo interno però vi era soltanto un'ampolla. Continua. Le ricerche dimostrarono che l'ampolla conteneva le ceneri del demone più potente dei cinque, il demone Belfagor. Stranamente, dopo il ritrovamento, anche gli archeologi morirono uno dopo l'altro in circostanze misteriose e della scatola non se ne seppe più nulla. Il demone Belfagor, nella demonologia cristiana, viene raffigurato come uno dei cinque principi dell'inferno. Dalle testimonianze arrivate fino ai giorni nostri, si presume che possa avere uno di questi tre aspetti. Ne riconosci qualcuno? Questo no. Questo è quello raffigurato sulla scatola, ma no. Eccolo! È lui che continuo a vedere continuamente! È questo! La leggenda è vera! Jack, t'ho spaventato. Jack. Thomas. Thomas. È morto Thomas. Ma cosa stai dicendo, Jack? Stai bene? Thomas. Guarda che Thomas è trasferito da un anno. È un anno che non lo vediamo. Cosa stai raccontando? Ma guarda come sei sudato. Ma hai fatto un incubo? La leggenda dei cinque demoni. La leggenda dei cinque demoni. I monaci tibetani. I monaci tibetani. Ma te hai fatto un incubo, te stai bene? Non hai dormito bene? Il demone Belfagor. Oh, ma lo sai che giorno è oggi? È il 16 maggio, giorno del tuo compleanno. Non può essere, è passato da tanto tempo. Cosa? Il giorno del mio compleanno. Ma guarda che... ti ho mandato a letto ieri sera presto perché ho detto almeno ti alzi stamattina e festeggiamo il giorno del tuo compleanno. È da ieri sera che non ti sei svegliato. Ma... non può essere. Ma dai, ripigliati un attimo perché stamattina... non era un sogno. Ti sei svegliato col piede sbagliato. Guarda, facciamo così, andiamo a farci la colazione così almeno ti ripigli un attimo. Dai, oh, andiamo? Ho finito di scrivere il mio diario. Dopo questa traumatica esperienza mi sono documentato e ho capito che forse i demoni esistono veramente. Loro si nutrono delle nostre paure più profonde. Sono anime nel limbo che tentano di tornare nel mondo reale attraverso delle visioni che appaiono tra sogno e realtà. Probabilmente anche la leggenda non era reale, tutto un modo.
modo per indebolire la mia anima affinché si aprisse un varco tra il limbo e il mondo reale. Questo varco si è chiuso una volta che mio padre mi ha svegliato. Spero solo che in quel lasso di tempo Belfagor non sia riuscito a oltrepassarlo. Jack, ehi Jack, ancora qui? Ma ti rendi conto che tutto il giorno che sei qui? No, ti sei alzato stamattina, siamo andati a fare la colazione, ti sei messo allo scrittorio a scrivere questo diario e adesso sei qui ancora a leggerlo. Non riesco a dimenticare. Ma dimenticare che cosa? L'incubo. Ma lo sai che gli incubi non esistono. Ma cosa continui? Dovresti essere fuori con i tuoi amici a festeggiare il giorno del tuo compleanno, non qua sul divano. Allora facciamo così, volevo dartelo stasera regalo, ma a quel punto qua, per tirarti su un po' di morale, te lo do adesso. Vedrai che sorpresa, non te l'aspetterai mai. La leggenda racconta che, nel lontano 1718, dei monaci tibetani combatterono contro i cinque demoni più potenti della terra. Per sconfiggere i demoni, i monaci utilizzarono le tecniche più antiche e segrete, tra cui quella del fuoco. Questa tecnica prevedeva l'utilizzo di una pergamena contenente un rituale in grado di incenerire anime dei demoni. Le ceneri vennero rinchiuse in cinque ampolle, a loro volta poste all'interno di una scatola raffigurante i demoni stessi. La scatola, costruita dai monaci, era in grado di bloccare le forze demoniache e fu posta in un sotterraneo del monastero, controllata a vista, giorno e notte. Purtroppo, nel 1818, un improvviso incendio devastò il monastero e uccise tutti i monaci. Per anni si pensò che la scatola fosse stata distrutta dalle fiamme e con essa anche le cinque ampolle. Nel 1918 un gruppo di archeologi ritrovò la scatola miracolosamente intatta. Al suo interno però vi era soltanto un'ampolla. Le ricerche dimostrano che l'ampolla conteneva le ceneri del demone più potente dei cinque, il demone Belfagor. Stranamente, dopo il ritrovamento, anche gli archeologi morirono uno dopo l'altro, in circostanze misteriose, e della scatola non se ne